Ciao e benvenuti sul mio canale. Il video tutorial che voglio proporvi oggi è questo accappatoio poncho con cappuccio. È una misura unica e va bene da un anno fino ai 6 più o meno. Se vi piace la mia idea, seguite il video tutorial e se vi fa piacere lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao! L'occorrente per questo progetto è del tessuto in spugna e dello sbiego di cotone da 2,5 cm. Per prima cosa dobbiamo ritagliarci due rettangoli di tessuto. Il primo misurerà 29 cm di altezza e 52 cm di larghezza, mentre il secondo, più grande, dovrà misurare 60 cm di altezza e 110 cm di larghezza. Per prima cosa vado a rifinire i quattro lati di entrambi i rettangoli o con un punto a zigzag oppure come ho fatto io con una taglia e cuci. Dopodiché prendo dello sbiego di cotone e vado ad applicarlo su un lato lungo del rettangolo più piccolo e sui due lati corti. Dopo aver applicato lo sbiego, posiziono il tessuto dritto contro dritto, fermo con degli spilli e vado ad effettuare una cucitura dritta. Terminato di cucire, risvolto dal dritto. Il mio cappuccio è pronto. Lo metto un attimo da parte e vado a prendere il telo più grande. Allora, per prima cosa vado ad applicare lo sbiego da 25 mm su tutta la circonferenza del mio telo, quindi su tutti e quattro i lati. Dopo aver inserito lo sbiego, questo sarà il risultato. Adesso piego a metà il mio rettangolo, quindi posiziono rovescio contro rovescio e lo piego in due. Vado a misurare 15,5 cm da un lato e lo segno, e 15,5 cm dall'altra parte. E con un tagliasole vado ad aprire questa parte centrale, che in totale misurerà 29 cm. Adesso vado a rifinire tutta la circonferenza o con la taglia e cuci oppure con un punto a zigzag. Dopo aver rifinito l'apertura, piego verso l'interno un orlo di circa 1 cm, fermo con degli spilli. E vado a cucire lungo tutta la circonferenza. Adesso non mi resta che unire le due parti, quindi vado a ricavarmi il centro del cappuccio e il centro del mio poncho, che sarà 14,5 cm, e lo vado a segnare. Posiziono le due parti dritto contro dritto, unisco i due punti e fermo con degli spilli.
Vado alla macchina da cucire e vado ad eseguire una cucitura dritta per bloccare il tutto. Qua il mio poncio è pronto.